È una giornata sicuramente importante perché ci ricorda il lavoro che noi stiamo facendo come comunità e come italiani rispetto all'accoglienza e all'integrazione. E oggi il Comune di Napoli, il sindaco di Napoli Manfredi, l'assessore Luca Traponese ne sono una prova provata insieme a tutte le comunità, le associazioni, i ragazzi e le ragazze che sono qui. Noi dobbiamo continuare in questo percorso, in questo processo, perché integrazione, cooperazione, inclusione significa civiltà. E quindi vi annuncio anche, perché l'abbiamo calendarizzata, che venerdì in aula approderà lo Ius Scholae, che io penso che sia un provvedimento di assoluta civiltà, perché è giusto che dopo che dei ragazzi e delle ragazze fanno un ciclo scolastico possono essere cittadini italiani. Oggi sono delle persone che fanno 10 anni di ciclo scolastico, parlano non solo italiano, ma parlano anche i nostri dialetti e non hanno la cittadinanza italiana. Siamo all'assurdo. La giornata mondiale del rifugiato è l'appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite in omaggio alla forza, al coraggio e alla perseveranza di milioni di persone che fuggono da guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Stiamo aprendo una nuova sede proprio delle Nazioni Unite a Napoli che possa fungere da hub per gestire proprio le problematiche legate ai rifugiati, perché Napoli è una grande città di accoglienza, anche un crocevia del Mediterraneo e quindi è naturalmente vocata all'accoglienza, all'arrivo, e quindi dobbiamo anche organizzarci per una buona gestione che riesca a tutelare i diritti ovviamente dei rifugiati ma anche le sensibilità dei cittadini. Stamattina una breve passeggiata interculturale è partita dal Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli in via Tribunali, dove i documenti conservati hanno reso possibile rivivere la storia della città tra il 600 e il 700, quando Napoli era anche un centro di riscatto e compravendita di schiavi. Successivamente la visita è proseguita al laboratorio creativo Avventura di Latta, fondato da Riccardo Dalisi, alla chiesa di Santa Maria della Pace, che ospita gli ucraini di rito bizantino, fino al centro di accoglienza per i rifugiati del comune di Napoli in via Verteceli. Se la guerra continuerà come sembra, noi dobbiamo andare verso soluzioni più stabili. Io immagino che sia necessario che ci sia una struttura gestita dalla protezione civile, dal governo, insieme alle amministrazioni locali, che sia in grado di dare una risposta poi a quel punto all'inserimento nella società. Una giornata importante per ricordare che i nostri fratelli rifugiati a Napoli sono accolti. Un tour della memoria con tutte le istituzioni, perché le istituzioni insieme possono migliorare l'accoglienza ed essere, rendere Napoli una città dell'accoglienza. Finirà questo tour nel nostro SAI, dove accogliamo le persone immigrati e dove insieme condivideremo con loro problemi, speranze e accoglienza.